Buongiorno, Saverio. Buongiorno, signora Nuzza. Saverio, è arrivata l'anduia che mi avevi promesso? Sì, perché Alfredo... Ma avanti, senti, prendiamo un po'. Allora, cosa ti ho ordinato stamattina? 5 kg di verdure, 2 di frutta. Oh, ma che bello pappareduzzo che tiene stamattina. Buongiorno, signora Iorio. Ah, buongiorno, dottore. Anche lei qui? Non puoi immaginare quanto mi dispiace per il povero Alcide. Ma purtroppo quando sono arrivato il destino aveva già compiuto il suo corso. Ma è proprio in questi momenti che bisogna tentare di affacciarsi sulle terrazze della vita. E non s'affacci troppo. Ma lo sa che le dono questo vestito? Lei trovi? Grazie. La posso aiutare? Sia gentile. No, guarda. Poi qua siamo in un paese. La gente marmora. E poi io sono la donna coniugale. Però se proprio insisti, tenghi. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Angie, ma è vecchia? Sono partita dall'alba per Diamante, non è andata con loro. Diamante, perché? Ma come, non hai sentito la telefonata stanotte? Non sai niente di Pasqualino? Non ho sentito niente, ero fatto come una scimmia. Che è successo? Hai presente la carabina del nonno, quella che ha ereditato Pasqualino? Ha sparato alla moglie e poi si è suicidato. No. Ma dai, non ci credo, no? Pare che lei avesse un amante. Ma chi? Hai presente Gian Enzo, il ferramenta, quello su Corso Italia? Sì, ma quello senza fronte, con i capelli, la barba, i peli del petto tutti uniti. Lui? Ma a te chi te l'ha detto? Ha chiamato zia Crociata stanotte e ci ha detto tutto. Mamma e papà sono scesi giù al paese perché devono essere interrogati su questa carabina. Ma quindi siamo rimasti da soli? Non è meraviglioso? Meraviglioso. Il punto principale è ciò che noi chiamiamo design democratico. Tutto nasce da Ingvar Kamprad, è lui che ha fondato l'universo IKEA. Vendeva fiammiferi ai vicini di casa, spostandosi in bicicletta. Capì che, acquistandoli in grandi quantità a Stoccolma a buon prezzo, ricavando comunque un buon profitto, nel 1943, grazie ad un aiuto economico del padre, che era rimasto colpito dalla determinazione di Ingvar, che a soli 17 anni fonda IKEA. La sua società all'inizio non vendeva mobili, ma soltanto accessori, gioielli, penne. Adesso è una società che fattura quasi 11 miliardi, 430 milioni, 630 mila, 130 euro. Per bacco. Più o meno. Io sto qua che mi preoccupo. E tu leggi? Leggio. Mi svacco un po'. Mi sfoglio rotocalcio. Ma che te svaghi, con ste fesse? Quello che si mette con quello, l'altro che si lascia con quell'altro. Ma tu ad occuparla di prete prete? Che me la fotta a me di prete prete? Se sto parlando di noi, della famiglia. Che qua non si capisce più niente, ognuno fa per conto suo. Ma lo vedi a tuo figlio? Dico che si è messo a lavorare in una boutique di fenocchi. E quell'altra? Tua figlia prima si taglia i capelli e poi si presenta come fidanzato dalla Scandinavia. Ma che ne sappiamo di queste svedese, dico io? Scusa, ma cos'è che ti... No, fammi capire, che sa che capisco anch'io. Allora, una volta che noi genitori della famiglia ha appurato che lui è un bravo ragazzo, che ancora lo dobbiamo conoscere, che a nostra figlia ci vuole bene e che la famiglia da cui proviene è una famiglia sana, diciamo, indipendentemente da un luogo geografico. A te, che cosa te ne importa se arrivi o non arrivi dallo scandinato? Insomma, No, io a questa specie di elfo non ce la do. Senti, quando è elfo, caro signore dell'anello, allora io cosa te vorrei dire? Che tu te ne è venuto, che io stavo tranquillo in Sicilia, tu te ne è venuto dal nord dell'Italia, da Catanzaro, appartenente alla mia, che la mia famiglia come un utola ha arrivato, che faceste l'invasione barbarica. Allora io cosa dovevo fare, Le dovevo ascoltare o dovevo seguire come ho fatto il mio cuore e a tia? Ma che discorso fai? Ma tu vuoi mettere Catanzaro col Polo Nord? Ma non capisci che la diversità è ricca? Io sono di gusti diversi. E poi la verità è che in questo porco mondo non ci si capisce più niente. Alfred, la vita è... la vita. E non mi piace. Benvenuto in casa Iorio! Salve a tutti. Questo è per lei, è un salmone svedese.
E questo è per te. Tanti auguri. Posso dire che signora che stasera è particolarmente bella. C'è chi non la succede. Del nord. Prego. Grazie. Madame. Buonanotte. Buonanotte. Vedo che ti piace. Altro paparannuzzo. Come no? Guarda tuo zio come si mangia in Calabria. Così, guarda. Mia pa. Se vuoi diventare un vero mascolo calabrese. E per gli effetti, domanda a tua zia, eh? Non fate niente. Basta, non ne prendere più. Meno così, un po' più. Ma chi c'è il tuo ragazzo? L'Hermes ci è venuto? No, mamma. No, ma guarda il clima, è cambiamento. Lars è istruito. A Svezia su 30 anni che fanno l'amore libero. Freedom love. Senti, signor Vino, gentilmente. Ci porghi a lui un po' di vino nostro, che sa che se non fresca, che lo vedo un po' grigio. Ecco, non sei ustuta, ustuta. Er Lars, some wine for you. Beve, scarsa, beve che ti fa bene. Mamma, Lars. Questo. Mars, scars, spars, Silenzio, silenzio, qua voglione ci torna la voce. Beh. Volevo approfittarne per fare un printesi. Un printesi? È già perché io l'accendo la brisa come noi altri. Volevo printare per questa fifacce. Famiglia. Ura, ura, ura. Ehi, ehi, alala. Auguri. Ciao, mi faccio piacere. Ciao, Brenda, la tua, allegria. Salute, salute. E allegria. Fermili. Mangiate e bevete. Anche io vorrei fare un brindisi. Pure figlio nostro. Un brindisi, senti. Per il mio battesimo televisivo, imminente. Che cosa? Che te l'hanno battezzato. Che ti deve battezzare? Ho fatto un test TV per diventare un VJ. E mi hanno preso. Vigente? Ma chi è questo vigente? Scusa, chi è? Come on. Presenta video in video e audio insieme. In video? A Pippo Pauto. Al video. A Pippo Pauto? Sul satellite. Annuncia, che dici? Non esagerare. Ma piuttosto, su quale canale? KTV. KTV? No, scusa. Dicevo, su quale canale? KTV. Tododoton. KTV. Vado io. Mars, piglialo, fermalo. Piti. In Calabria non si prende. Si prende, si prende. Pure Bonnie e Clyde. Come stavo spiegando alle ragazze, Romano già lo sa, in questa bottiglia di champagne c'è mischiato dell'MDMA. Il nostro compito quindi è scolarcela tutta, un sorso a testa prima di raggiungere la luna. Per dare il buon esempio inizio io. Ragazzi, voi siete pazzi se pensate che io mi bevo quel piscio. Ammazza, oh, ma la tua sorellina è stata allevata dai lupi. Ma non è mica la prima volta, eh? Guardate che c'è qualcosina anche dalle mie parti, mi hai sentito parlare del Razzone? Ma te, frequentavi il Razzone? Ci sono andato l'anno scorso a sentire i di Montanari, ci stavi pure del fattone. Certo, prendi esempio Aurora. Intanto Cassandra, quando era alle medie, ha vissuto per un anno in Africa. E a me che voglio andare un anno in America, mi dite che è pericoloso. Non abbiamo investito tanto nella tua educazione per poi mandarti a bighellonare in America in cerca di esperienze da cui non si torna indietro. E come mai sei stata in Africa? Sono andata con mia mamma. Lei lavorava in un'organizzazione non governativa a Masvingo, nello Zimbabwe. Uno stile di vita alternativo, magari un po' naif. Vero, Luciano? La madre di Cassandra fa l'ostetrica. È una donna che è sempre stata mossa da uno spirito caritatevole. Quella sì che è una donna dagli ideali forti. Esattamente l'opposto di quello che hai fatto tu. Mollare un percorso di studi per gettarti come una tigre negli affari. Una scelta tutt'altro che idealista. Magna che te sei fredda. Affari che oltretutto ti sono stati possibili grazie alla mia famiglia. Ricordi, tesoro? Chissà dimenticare l'emosina di tuo padre. Marisciato, isterica. Dai, mamma. Cassandra, assaggia gli involtini di agnello, sono squisiti. No, no, la ringrazio, io sono vegetariana. Pure? Buonasera, Coscarello. Non dirmi niente, mi sono quasi prostituito a Fiumicino per trovare un taxi.
Ah, roba da terzo mondo. Blondie, corri subito qui a stritolare lo zio Mimì. Ma cos'è sto lezzo? Ti si è spalmato addosso il sapone per i piatti? È il nuovo profumo, Deseo, quello di J.Lo. Quella chiappona portoricana. Ma potevi chiamarmi? Ti avrei detto che questa roba è da badante rumena. Ah, beata innocenza. E tu? Io sono Cassandra. Ma certo, la figlia segreta di Lucianone. Tutto questo è più stravagante di un episodio di Beautiful. Comunque io sono Mimì. Mi piace il tuo look. Cos'è? Ti vesti da McDonald's? Preparatevi, cari miei, perché quest'anno prevedo che con le sorelle Coscarello ce ne saranno delle belle qui. Ah, Alba, parliamo di cose serie. Scordati di avere rotito alla tua festa. È impegnata in una serata a Zagarolo. No! Ma avremo Persichetti. Ha promesso che ti farà uscire la tua casa sul suo prossimo numero. 2, 3! Allora non è fantastico per sfogarsi? Questo metodo me l'ha insegnato Paul. L'importante è concentrare tutta la negatività nell'uovo e... Grazie per avermi ascoltato. Non sapevo più con chi parlare. Anche lei in questo momento mi ha abbandonato. Sai, quando sei depressa tutti quelli che hai intorno scompaiono. E basta questi paroloni, te l'ho già detto, non sei depressa, sei solo un po' triste. E succede quando le cose non vanno bene, a me succede spessissimo. Sì, lo so, è che in certi momenti non riesco più a riprendermi. Sai, ultimamente quando mi sveglio la mattina sono terrorizzata all'idea di affrontare un'altra lunga giornata. E tutto questo non è normale. E va bene, allora diciamo che sei nel tuo periodo blu. Periodo blu? Sì, come Picasso. Nel suo periodo blu dipingeva solo quadri scuri, freddi, tutti blu. Molto belli, però anche un po' tristi. Ma lui è andato avanti a dipingere, 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 finché in quelle tele è iniziato a entrare della luce. Prima solo un filo e poi un diluvio. E la vita ha ricominciato a sorridergli. E lui è rientrato nel suo periodo rosa. E succederà così anche a te. Devi solo aspettare e avere fiducia. Dai, forza con queste uova, dobbiamo finirle tutte. Vai. Bene. Pronta? Sì. Vai. Non tirarla per le lunghe, Elvis, passa quel pane. Allora, Jesus, parlaci un po' di te. Che fai per vivere? Beh, attualmente sono disoccupato. Prima facevo il predicatore, divulgavo la parola di mio padre. La gente mi chiamava Messia. Era pronta a credere ad ogni mio gesto, ad ogni mia parola. Bei tempi. E poi qualcosa negli esseri umani è cambiato. Il dubbio si è insinuato nei loro cuori. E forse anche nel mio. Nuovi predicatori sono spuntati un po' ovunque ed il mio gregge ha cominciato a disperdersi. Ora sono in aspettativa da un anno. Mi sto cercando. Pensavo di scrivere un romanzo. Ho sempre confidato nella bontà degli sconosciuti. Dimmelo se ti faccio male. Spero che tu non abbia cambiato opinione su di me solo perché porto una parrucca. Che anni fa ho iniziato a perderli e, temendo di risentirne incredibilità, ho pensato che... Shh, non mi devi spiegare nulla. La santità non è data da quello che ostentiamo di fuori, ma da ciò che coltiviamo qui dentro.
Volevo ringraziarti per questa sera. Mi hai fatto sentire bene. Ho imparato molto. Ah, sì? E cosa hai imparato? Ho imparato che non importa quanto gli uomini possano essere deboli o infingardi, finché su questa terra ci saranno creature come te, non ci sarà mai negato il dono della speranza. Compra bella rosa? Amare prima di essere amati. Amare per sfidare la parola fine. Il segreto per sopravvivere è tutto lì. Negli occhi bagnati di speranza di una fanciulla che ti chiede: allora resti? E in quel momento, mentre rivaluti ogni tua scelta e pensi a quanto sarebbe bello correre via con lei sotto la pioggia, impari qualcosa sull'essere vivo che non avevi mai saputo prima. È più bello ogni volta che lo rileggo. È anche merito tuo se sono l'uomo che sono. Dai, invertebrati, venite a giocare. Dai, che vi sta crescendo il muschio sulle chiappe. Ma in verità vi dico, io stavo per addentare il mio panino. No, dai, non ora, culone. Un po' di attività fisica può solo farti bene. Dai, Felina ha ragione, andiamo. Va bene.